Bene, allora oggi affrontiamo l'ultimo argomento che riguarda lo strato limite ed è l'equazione integrale dello strato limite. In pratica di che cosa si tratta? Abbiamo visto nelle lezioni precedenti che per risolvere il fenomeno dello strato limite si parte dall'equazione di Navier-Stokes, si fanno delle semplificazioni e si giunge all'equazione di Prandtl. Abbiamo detto che le equazioni di Prandtl sono più semplici, ma diciamo, essere più semplice di un set di equazioni complicatissimo non significa essere alla portata di una soluzione. Infatti anche le equazioni di Prandtl diciamo, sono praticamente irrisolvibili con metodi semplici. Allora, a quel punto abbiamo fatto un'ulteriore semplificazione, cioè abbiamo richiesto che le equazioni di Prandtl ammettessero una soluzione simile e siamo arrivati ad una equazione un po' più semplice, chiamata equazione di Blasius, che nel caso in cui il gradiente esterno di pressione, o se volete la derivata di u rispetto a x, dove u è la u grande, è uguale a 0, è possibile trovare una soluzione. Però anche in quel caso direi che la soluzione era abbastanza laboriosa e bisognava in qualche modo sapere dove mettere le mani. Lo stesso Blasius ci è arrivato dopo anni di studi. Quindi, insomma, finora il panorama è piuttosto deludente perché abbiamo un set di equazioni semplificato, una fisica che tutto sommato è più semplice rispetto a quella di base, ma nonostante ciò, il problema è ancora spinoso. Quindi vediamo un attimo di riassumere. Abbiamo uno spessore di strato limite, in qualunque modo definito, che dipenderà, dalla coordinata x. X è la coordinata nella direzione della corrente. Abbiamo una velocità che investe la lastra. A questo punto, finora abbiamo sempre detto che questa velocità era una velocità costante u, e questo è sicuramente il caso dell'equazione di Blasius nella sua soluzione semplificata. Però in generale sappiamo che anche questa velocità u potrà dipendere dalla x, e questo determinerà un gradiente di pressione esterno. Vi ricordo che se il termine meno 1 su rho derivata rispetto a x della pressione esterna è il termine forzante per l'equazione dello strato limite, questa dall'equazione di Navier-Stokes scritta fuori dallo strato limite sarà uguale a u derivata rispetto a x di u. Questo perché si immagina che comunque il flusso esterno sia parallelo alla lastra. Quindi noi finora quello che siamo riusciti a fare è trovare una soluzione, sebbene molto laboriosa, solo quando dU in dx è 0, il che vuol dire che la pressione esterna non deve variare lungo x e quindi si ha uno strato limite sottoposto a gradiente di pressione nullo. Questo perché noi cercavamo una soluzione che ci desse in ogni punto sia la velocità u che la velocità v in funzione di x e di y, cioè le variabili che noi stavamo cercando, le incognite, era una componente di velocità funzione di xy e l'altra componente bidimensionale funzione di xy. Ricordo ancora una volta che tutti i discorsi che noi abbiamo fatto sono discorsi validi nel caso di flusso stazionario e bidimensionale, ma le considerazioni fisiche sullo strato limite valgono anche se il flusso è tridimensionale e se non stazionario. Allora, preso atto del fatto che le equazioni, sebbene semplificate, sono comunque troppo difficili per essere risolte a mano, dobbiamo chiederci se non sia possibile cercare in qualche modo un'informazione surrogata, cioè abbassare un po' le pretese sulla soluzione che stiamo cercando per vedere se riusciamo ad aggiungere una relazione che sia più trattabile. Solo a scopo di richiamo,
Dobbiamo ricordare che le equazioni di Prandtl per un fenomeno di strato limite di fatto si riducono all'equazione di conservazione della massa, che in due dimensioni risulta essere questa, dv in dx più dv in dy uguale 0. Poi abbiamo la componente x del bilancio di quantità di moto, e questa sarà u du in dx più v du in dy uguale a meno 1 su rho dp in dx più mu diviso rho derivata seconda di u fatto rispetto a y 2 volte. Questa qui è già tenuto conto la teoria dello strato limite di Prandtl. E infine, sempre tenuta conto l'ipotesi di strato limite, abbiamo che la derivata di P rispetto alla y è circa uguale a 0. Quindi queste sono le equazioni che dovremmo risolvere per il fenomeno di strato limite. Ieri quello che abbiamo fatto è stato cercare una soluzione simile, cioè che avesse delle caratteristiche tali che poteva essere ridotta alla funzione di una sola variabile in x ed y, e siamo riusciti a trovare una soluzione nel caso in cui dv in dx è 0. In realtà si può fare anche insomma, un po' di più, ma a costi computazionali, analitici più che computazionali, molto elevati. Quello che cercheremo di fare adesso, invece, è un approccio un po' più ingegneristico, cioè tutta la difficoltà, una delle maggiori difficoltà legate alla soluzione di questa equazione è che noi cerchiamo delle funzioni che di fatto sono bidimensionali, sono funzioni, cerchiamo delle incognite che sono funzioni contemporaneamente della x e della y. Allora ci chiediamo, se noi prendiamo queste equazioni e le integriamo sullo spessore dello strato limite, cosicché alla fine ognuna di queste variabili, se integrata sullo spessore dello strato limite, cioè nella direzione y, diventerà una variabile soltanto di x. Allora è possibile giungere ad una relazione più semplice? In qualche modo, anche se il paragone è un po' zoppica, è l'analogo delle equazioni integrali e le equazioni differenziali. Noi qui abbiamo delle equazioni differenziali. Proviamo a integrarle per vedere se, a costo di perdere qualche parte di informazione, non riusciamo comunque a recuperare in semplicità di soluzione. Quindi l'idea è la seguente: integriamo lungo la direzione y almeno fino allo spessore dello strato limite. Ora però avremmo un problema. Lo spessore dello strato limite dipende dalla x, quindi avremmo un integrale il cui estremo di integrazione dipenderebbe dalla x. Quindi quello che facciamo è scegliamo una distanza dalla parete h grande, tanto grande che lo strato limite sarà sempre contenuto al di sotto. Quindi indichiamo con h questa distanza. Noi non sappiamo quanto vale questo h, ma purché h sia sempre maggiore di delta di x, noi abbiamo che integrare l'equazione fino a delta o integrare l'equazione fino a h è la stessa cosa, perché tanto quando usciamo dallo strato limite, l'equazione di Prandtl si riduce soltanto al termine di si riduce a questa di fatto, e quindi non abbiamo alcun problema. Allora, quello che facciamo adesso è prendere questa equazione e la integriamo tra y uguale 0 e y uguale h. Quindi vediamo un po' che cosa otteniamo. Otteniamo l'integrale tra 0 ed h di u derivata di u rispetto ad x più v derivata di u rispetto ad y. Tutto questo in dy uguale. Ora, qui direttamente, al posto di meno 1 su rho di p in dx,
Siccome d pin di y è 0, questa sarà la derivata totale rispetto a x della pressione esterna, quindi questo termine di fatto è questo, e ci mettiamo direttamente quest'altro pezzo. Quindi avremo integrale tra 0 ed h di u grande derivata di u rispetto a x in dy, e poi abbiamo questo termine, quindi più mu su rho, integrale tra 0 ed h della derivata seconda di u fatta rispetto a y due volte in dy. Quindi ripeto, visto che questa ha come soluzione una funzione de delle funzioni della x e della y, proviamo a integrare nella direzione y fino ad un h tanto grande da contenere sempre lo strato limite, in modo che mediamo le variazioni nella y e ci accontentiamo di risolvere questa equazione tenendo conto soltanto della sua variazione in x. Allora, prima di andare avanti, facciamo qui un paio di richiami su alcune definizioni che avevamo dato. Quindi queste sono le equazioni di Prandtl. Dopodiché, noi avevamo visto che lo sforzo di parete, che avevamo chiamato tau wall, è uguale a mu derivata di u fatta rispetto a y, tutto valutato per y uguale a 0. Questa era una prima definizione che avevamo dato. Poi abbiamo anche visto che lo spessore di spostamento che avevamo chiamato delta star era uguale all'integrale tra 0 e l'infinito di 1 meno u piccolo su grande in dy. E poi l'altra cosa che avevamo fatto era stato definire lo spessore di quantità di moto che avevamo chiamato teta, e questo era uguale all'integrale tra 0 e l'infinito di u piccolo su u che moltiplica 1 meno u piccolo su u grande in dy. Bene, allora con queste definizioni, torniamo qui e vediamo un po' cosa possiamo ottenere. Prima di fare ciò, devo fare un'altra piccola operazione che è la seguente. L'equazione di conservazione della massa che fa comunque parte di questo set, ancora non l'abbiamo usata. Ricordiamo che nel momento in cui ho scritto al posto di 1 su rho del pin di x ci ho messo questo termine solo come funzione integranda, di fatto ho già usato questa perché abbiamo ammesso che la pressione non varia lungo y. L'equazione di conservazione della massa invece ancora non l'abbiamo usata e la usiamo in questo modo. Allora io da qua posso scrivere che du in dx è uguale a meno du in dy. E quindi, se adesso integro tra 0 e y in dy, primo e secondo membro, ottengo che l'integrale di du in dy in dy è proprio v, che integrata tra 0 e y fa meno v di y, e quindi otteniamo che v sarà uguale a meno l'integrale tra 0 e y di du su dx in dy. Bene, adesso possiamo tornare a questa equazione con qualche tenendo conto, tenendo a mente queste definizioni. Quindi cominciamo. Il primo termine lo lasciamo così com'è e quindi otteniamo integrale tra 0 e h di, apriamo una parentesi, u derivata di u rispetto a x. Poi abbiamo v, e al posto di v ci mettiamo questa espressione, quindi avremo un meno. Innanzitutto abbiamo du in dy, e lo scriviamo così, e poi abbiamo la v, che la possiamo scrivere, il meno l'ho già messo qui, integrale tra 0 e y di du in dx tutto in dy. Poi
Già che ci siamo, prendo questo termine e lo porto a primo membro e quindi avremo meno u grande derivata di u fatta rispetto ad x, tutto questo integrato in dy, che sarebbe questo differenziale, uguale. Adesso vediamo un po' cosa scrivere qui. Qui abbiamo mu diviso rho. Separiamo 1 su rho. E mu lo moltiplichiamo a questa derivata. Ora abbiamo la derivata seconda di u rispetto a y in dy, quindi l'integrale sarà du in dy, e questo dobbiamo integrarlo tra h e 0. Ora du in dy in h è fuori dello strato limite, dove comunque la soluzione non sente la condizione al contorno, quindi sarà una soluzione costante in y, ossia du in dy per y uguale h sarà 0, meno du in dy valutato in 0. E quindi qua ci dobbiamo scrivere meno mu du su dy valutato per y uguale 0. E come vedete, mu du in dy per y uguale 0 è lo sforzo di parete, tau w. Quindi sappiamo che questo secondo membro sarà uguale a meno tau wall diviso rho, la densità del fluido. Un'altra cosa che ci serve adesso è capire questo termine strano che si trova dentro un integrale, come trattarlo. Allora, quello che facciamo lo integriamo per parti. Me lo scrivo qui così almeno non facciamo confusione nell'integrazione principale. Allora abbiamo questo termine, derivata di u fatta rispetto a y, integrale tra 0 ed y, della derivata di u fatta rispetto a x in dy, e tutto questo è integrato tra 0 ed h in dy. Allora, di questo termine ne facciamo un'integrazione per parti. E quindi abbiamo l'integrale di du in dy, che è semplicemente u. Adesso avrò u grande, che sarebbe l'integrale di questo primo termine. Questo fattore lo devo lasciare così com'è e il tutto lo devo integrare tra 0 ed h. Ora, quando ci mettiamo h, la u in h è fuori dello strato limite, quindi sarà u grande. E di questo secondo termine, y uguale h, lo devo mettere all'estremo integrazione. Quindi viene u grande, integrale tra 0 ed h di du su dx in dy. Adesso avremo meno l'integrale tra 0 ed h dell'integrale trovato, e l'integrale di u in dy era u, per la derivata rispetto a y di questo fattore, che sarà du in dx. Tutto questo in dy. E quindi questo termine, sviluppato in questo modo, lo posso risostituire nell'equazione, facendo però attenzione a una cosa: qui c'era un meno davanti, io invece in questa espressione ho sviluppato soltanto l'integrale senza il meno, quindi per non perderci i segni teniamolo a mente. E quindi avremo u derivata parziale di u rispetto a x, dopodiché abbiamo questi due termini che dobbiamo cambiare di segno, e quindi avremo qui integrale tra 0 e h, l'ho già messo fuori, quindi questo primo termine lo scriveremo come più u du su dx. Qui ci dovrò mettere un meno. Ora, siccome la u grande non dipende da y, lo posso portare dentro l'integrale, e quindi qua metterò un termine meno u grande derivata parziale di u fatta rispetto ad x. Quindi questo termine è questo, questi due termini sono questi due,
Questo adesso lo copio, mettiamo meno U derivata rispetto a X di U. E poi quello che faccio, perché ho in mente un certo risultato, aggiungo e tolgo uno stesso termine. Quindi sommo questo termine, derivata rispetto a X U piccolo U grande meno derivata rispetto a X U piccolo U grande, quindi l'ho aggiunto e l'ho tolto, non ho fatto niente di male. Tutto questo in dy, anzi mettiamo una parentesi quadra visto che le tonde le abbiamo già usate più volte, e questo dovrà essere uguale a, abbiamo detto, a meno tau wall diviso rho, meno tau wall diviso rho. Bene, adesso vediamo un po' se riusciamo a combinare i vari termini. Allora, innanzitutto guardate una cosa. Qui abbiamo u dv dx e qui abbiamo u dv dx a sommare. Questi due termini, forse conviene che facciamo un passaggio intermedio. Allora, questi due termini li possiamo scrivere come derivata rispetto a x di uu. Se fate la regola di derivazione delle funzioni composte, vi ritornano esattamente questi due termini. Dopodiché, gli metto vicino questo termine, meno derivata rispetto a x di u piccolo U grande. E così abbiamo sistemato 1, 2 e 3. Bene, dopodiché, questo per il momento lo riscrivo così com'è, meno U grande derivata parziale di U rispetto a X. Dopodiché prendo questo e lo scrivo in due pezzi. Lo scriviamo come più u piccolo derivata di u rispetto a x più u grande derivata parziale di u piccolo rispetto a x. Quindi questo più questo è diventato questo. Questo l'abbiamo messo qui. Ok. Questo è questo qui. Mi manca questo qui. Quindi meno U derivata di U grande rispetto a X. Tutto questo in dy uguale a meno tau wall diviso rho. Spero di non aver fatto errori. Allora, mi sembra che sia tutto corretto. Allora abbiamo che questo termine e questo termine possiamo cancellarli perché si elidono. Da questi due possiamo mettere a fattor comune un dy dx. E qui invece possiamo fare un'altra operazione, quindi permettetemi ancora di fare un altro passaggio intermedio, integrale tra 0 e h. Qui abbiamo derivata rispetto ad x. Adesso apriamo una parentesi quadra. E qui adesso avremo u piccolo che moltiplica u piccolo meno u grande. E abbiamo scritto questi due termini. Questo e questo non ci sono. Ora posso mettere a fattor comune un più derivata di u grande fatta rispetto a x per, e qui abbiamo u piccolo meno u grande. Tutto questo in dy uguale a meno
tau W diviso rho. Bene, ci siamo quasi. Perché adesso dobbiamo notare una cosa, che la grandezza h non dipende dalla x. Questo è il motivo per cui ho preferito fare l'integrale non su delta che dipende da x, ma su h. E questo sono sempre autorizzato a farlo. Guardate perché alla fine siamo riusciti a ridurre l'equazione a una serie di termini che o non dipendono affatto da h, perché come vedete tau wall è soltanto il gradiente di velocità a parete, oppure hanno sempre all'interno una quantità del tipo u piccolo meno u grande, ma siccome fuori dello strato limite u piccolo è proprio uguale a u grande, questo fattore sarà sempre 0. E quindi che noi ci fermiamo proprio a delta, o che ce ne andiamo fino a h, o che addirittura ce ne andiamo all'infinito, è esattamente la stessa cosa, perché tanto la funzione integranda al di fuori dello strato limite sarà sempre 0. E questo è cruciale, perché adesso guardate che facciamo. Innanzitutto, siccome h non dipende da x, come vedete si tratta di questa linea, che l'abbiamo semplicemente presa molto maggiore di delta, ma costante. Ripeto, siccome h non dipende da x, posso prendere le derivate rispetto a x e portarle fuori, perché non sto cambiando niente. E quindi ottengo la seguente espressione: derivata rispetto ad x dell'integrale tra 0 e h. Adesso, siccome qui ho un meno, lo facciamo passo passo, ma mentalmente immaginiamo di moltiplicare primo e secondo membro per meno 1, quindi questo diventerà un più e all'interno di questo fattore si invertono i due termini. E l'altra cosa che facciamo, mettiamo al fattor comune un u quadro, siccome un u, scusate, un u grande al quadrato, siccome la velocità u grande non dipende da y, perché l'integrale è su y, lo posso portare fuori, anzi per il momento facciamo così, lo lascio dentro, u quadro, semmai può dipendere dalla x, quindi non possiamo portarlo fuori dalla derivata, ma siccome l'integrale è su y, possiamo sicuramente portarlo fuori dall'integrale, e quindi abbiamo u piccolo su u grande. Vi ricordo che dobbiamo togliere un meno, quindi questi due termini si scambiano di posto. 1 meno u piccolo su u grande in dy. E abbiamo fatto il primo integrale. Ora, questo secondo integrale sarà fatto così: più du su dx integrale tra 0 e h di u, che moltiplica, anche qui dobbiamo cambiare di posto per togliere il meno, e quindi avremo 1 meno u piccolo su grande in dy uguale a tau w diviso rho. Quindi adesso non c'è più il segno meno, in quanto abbiamo tolto il meno da qua e qui abbiamo cambiato di posto ai termini. Bene, allora che cosa facciamo ora? Beh, guardate la definizione di θ, è l'integrale tra 0 e l'infinito di u piccolo su u grande per 1 meno u piccolo su u grande in dy, che è esattamente quello che c'è qui, con due differenze. C'è una premoltiplicazione per u quadro, e l'integrale non va all'infinito ma va fino ad h. Però abbiamo detto che siccome il fattore tra parentesi diventa 0 uscendo dallo strato limite, che si arrivi fino ad h o che si vada all'infinito, è esattamente la stessa cosa. Seconda questione, questa u al più dipende da x, ma non può dipendere dalla y, il che vuol dire che la possiamo portare fuori dall'integrale con un fattore premoltiplicativo, il che vuol dire che tutto questo termine di fatto diventa soltanto la derivata rispetto ad x di u quadro teta, dove teta è lo spessore di quantità di moto. E abbiamo fatto il primo pezzo.
Il secondo pezzo, possiamo fare un ragionamento analogo. Guardate lo spessore di spostamento. Sarà integrale tra 0 e l'infinito di 1 meno u piccolo su grande in dy. 1 meno u piccolo su grande ce l'abbiamo. H è come se fosse infinito, ormai l'abbiamo capito. E la u al massimo dipende dalla x, quindi la possiamo portare fuori. E quindi questo termine lo possiamo scrivere in questo modo. Più u derivata di u rispetto ad x per delta asterisco uguale a tau w diviso rho. E questa equazione prende il nome di equazione integrale dello strato limite o equazione di von Karman. Theodor von Karman era un diciamo, allievo prima e collega poi di Prandtl, che ha derivato questa equazione in quanto, avendo uno spirito più ingegneristico che matematico, si rese conto che c'era bisogno di qualcosa che fosse più utile per le applicazioni pratiche rispetto soltanto alle equazioni differenziali che, cioè, in tutta la loro eleganza, non permettevano alcun tipo di soluzione. Almeno alcun tipo di soluzione semplice. Ora, che vantaggio ha questa equazione? Beh, innanzitutto questa è un'equazione differenziale ordinaria e non un'equazione differenziale alle derivate parziali. Poi è una sola equazione invece che essere un sistema di equazioni. L'altro vantaggio che ha fondamentale è che dà anche un'interpretazione fisica delle varie grandezze. Come vedete, in una sola equazione vengono messi in rapporto lo spessore di quantità di moto, lo spessore di spostamento e lo sforzo di parete. E questa equazione ci fa vedere come gli uni dipendano dagli altri. Ora, come si usa questa equazione? Alla fine quello che si ottiene è un'equazione differenziale in un'unica variabile, che è lo spessore dello strato limite, delta. E risolvendo questa equazione ci permette di capire come questo spessore delta varia in funzione della x. Devo dire che questa equazione ha una soluzione che è molto semplice nel caso in cui non ci sia un gradiente di pressione esterno, cioè se non c'è un gradiente di pressione esterno, u dew in dx è 0 e quindi andando a vedere questa equazione abbiamo un'equazione che ha soltanto il primo e l'ultimo termine. Allora, se non c'è gradiente di pressione esterno, l'equazione si risolve in un baleno. Se invece c'è il gradiente di pressione esterno, l'equazione si risolve, ma la procedura è lunghissima. Non credo che riusciremo a farla nel dettaglio, però quantomeno posso accennarvi su come si procede. Allora, vediamo un po' che succede se il gradiente di pressione esterna è 0, quindi se la derivata della pressione esterna rispetto a x è nulla, questo implica automaticamente che u derivata di u fatta rispetto a x è anch'essa 0. E quindi l'equazione integrale dello strato limite o l'equazione di von Karman diventa semplicemente derivata rispetto a x di u quadro θ uguale a tau w diviso rho. Ma peraltro, se u dew in dx è 0, o è 0u o è 0 dew in dx. Ma se è 0u non esiste proprio lo strato limite perché non c'è moto del fluido, il che vuol dire che deve essere 0 dew in dx, ossia la velocità è costante in x. E quindi questa si può ulteriormente semplificare in u quadro derivata rispetto a x di θ uguale a tau w diviso rho, che è la forma più semplice per risolvere l'equazione integrale dello strato limite. Come si procede? Beh, si procede immaginando come possa essere fatto un profilo di velocità e quindi risolvendo l'equazione differenziale che ne consegue. Per esempio, prendiamo adesso proprio un caso specifico. Noi abbiamo che lo spessore di strato limite reale
Nel caso in cui il gradiente esterno di pressione è nullo, abbiamo un'idea perché si tratta del profilo di Blasius, che è noto quantomeno in forma numerica. Quindi o noi conosciamo per punti questo profilo, o noi conosciamo questo profilo con non so, un'approssimazione polinomiale, sapremmo cosa mettere. Però il punto è che noi vogliamo risolvere questa equazione con un'approssimazione. Allora, abbiamo parlato più volte di punti fissi. Quali sono i punti fissi per questo profilo? Beh, la condizione al contorno e il fatto che al bordo dello strato limite la velocità debba essere proprio uguale alla velocità esterna. Quindi facciamo l'approssimazione più cruda che ci possa venire in mente. Immaginiamo un profilo di velocità fatto in questo modo. U piccolo su U grande uguale a eta per eta compreso tra 0 e 1. E infine U piccolo su grande uguale a 1 per eta maggiore di 1, essendo eta y, scusate, stavo pensando già al denominatore. Y diviso delta di x. In pratica, che cosa stiamo immaginando? Stiamo immaginando che per ogni x noi definiamo una variabile eta che è semplicemente la coordinata perpendicolare alla parete divisa per lo spessore locale dello strato limite, così che il bordo dello strato limite si trovi sempre per questa variabile adimensionale uguale a 1. E poi abbiamo fatto veramente l'approssimazione più cruda che si possa immaginare perché abbiamo immaginato un profilo lineare. Quindi il profilo che noi stiamo immaginando, provo a rappresentarlo con la matita rossa, è un profilo lineare che varia tra 0 e 1 fino al bordo dello strato limite e poi prosegue lineare con 1. Al di fuori dello strato limite. Insomma, questa è veramente un'approssimazione talmente cruda che è quasi offensiva perché addirittura non ha neanche la derivata continua al bordo dello strato limite. Cerchiamo di capire un'approssimazione così rozza quanto vicino va alla soluzione esatta, visto che la soluzione esatta ce l'abbiamo, che è la soluzione di Blasius. Allora, quello che facciamo, come vedete, qua ci servono due cose: ci serve θ e ci serve tau v doppio. Allora, θ lo dobbiamo calcolare e θ sarà l'integrale tra 0 e l'infinito di u su u grande per 1 meno u su u grande in dy. Però vediamo che la funzione è definita a tratti, tra 0 e 1 ha un valore e tra 1 e l'infinito ha un altro valore. Però siccome u piccolo su u grande vale 1 per eta maggiore di 1, per eta maggiore di 1 questa integrale varrà 0, il che vuol dire che θ lo possiamo scrivere come l'integrale tra 0 e 1, perché tanto per eta maggiore di 1 non c'è alcun contributo, di u piccolo su u grande e tra 0 e 1 vale eta, che moltiplica 1 meno eta, poi ci sarebbe dy, ma dy sarà uguale a dθ per delta, e quindi qua ci mettiamo dθ per delta, che sarà una funzione di x, proprio la funzione da determinare. Ora, questa integrale sarà eta meno eta quadro, che integrato farà eta quadro mezzi meno eta alla terza fratto 3, integrato tra 0 e 1 fa un sesto. E quindi questo integrale, se lo fate, vi viene delta diviso 6. Quindi viene fuori che con questo rozzo strato limite lo spessore di quantità di moto è un sesto dello spessore dello strato limite stesso. Poi dobbiamo calcolare tau v doppio. Ora tau v doppio sarà uguale a mu de win de y per y uguale a 0 e quindi sarà mu de win de eta per de eta in de y e quindi
Siccome stiamo parlando di y uguale 0, dove anche eta vale 0, dobbiamo prendere questa funzione. Dewin de eta vale semplicemente u grande, e quindi lo sforzo mu du su dy, valutato per y uguale 0, varrà mu, poi du in de eta vale semplicemente u grande, però poi c'è de eta in dy che vale 1 su delta, e quindi ci mettiamo qui delta. E questo qua sarà lo spessore di quantità di moto. Scusate, lo sforzo di parete. E quindi queste due espressioni sostituite qua dentro ora ci daranno u quadro derivata rispetto a x di teta. Ora teta vale delta sesti. Il fattore un sesto chiaramente non può dipendere dalla x, e ci sarà soltanto la derivata rispetto a x di delta. Quindi derivata rispetto a x di delta, che è proprio la funzione che dobbiamo determinare. Questa qui sarà uguale a mu, sarà uguale a tau w diviso rho. Quindi sarà questo diviso rho, ma mu su rho è ni, la viscosità cinematica. E quindi abbiamo ni per u diviso delta, e questa è facilmente integrabile, perché adesso abbiamo che delta per il differenziale di delta è uguale a 6 volte ni diviso u quadro per il differenziale di x. E questo ci dà come integrale delta quadro mezzi, che sarà uguale a 6 volte ni, scusate, c'era una u, no, una u si è semplificata con la u quadro, 6 volte ni diviso u per x, dove abbiamo supposto che per x uguale 0 delta sia uguale a 0, cioè questo qui è un prolungamento, perché di fatto l'approssimazione di strato limite non sarebbe valida al bordo d'attacco, ma diciamo, prolungando ciò che vale per lo strato limite, abbiamo che delta vale 0 per x uguale 0, e quindi abbiamo assorbito tutte le costanti di integrazione. E questo ci permette di dire che delta di x, che è proprio la funzione che vogliamo determinare, è uguale alla radice di 12 di ni x fratto u. Ora, avendo a disposizione tutto sotto radice, ora vedete, questa è la funzione di x che ci dice per ogni punto, assumendo questo come profilo di velocità, come varia lo spessore di strato limite in funzione della distanza dal bordo d'attacco. Ora, ricorderete che questo spessore di strato limite, tutto sommato, è una quantità che non è molto ben definita, in quanto bisogna mettersi d'accordo sul significato. Viceversa, spessore di spostamento, spessore di quantità di moto sono delle quantità che hanno una definizione perfetta, per il fatto che hanno delle definizioni che non hanno alcuna decisione soggettiva. Quindi quello che possiamo fare per capire se questo risultato ci dà delle indicazioni verosimili o meno è vedere quanto vengono tau wall, delta star e theta con questo profilo di strato limite. Allora, se provate a mettere i valori dentro, ottenete che tau wall, che sarà a questo punto una funzione di x, verrà uguale a 0,288 per la radice di rho mu u al cubo diviso x. Se ricordate ciò che avevamo ottenuto dalla soluzione di Blasius, veniva esattamente questa forma funzionale, con questo 0,288, che invece era 0, mi sembra 332,
Quindi tutto sommato un errore abbastanza piccolo. Se proviamo a calcolare delta asterisco, che sarà anch'esso una funzione di x, troviamo un valore che è 1,732, cioè radice di 3, per la radice quadrata di nx su u. Se andate a controllare con la soluzione di Blasius che cosa si ottiene 1,72, che è un valore sorprendentemente vicino a questo, specialmente se si considera che qui tutto lo sforzo che ci è stato richiesto è stata l'integrazione di delta di delta contro di x, e invece in quel caso c'era bisogno di ricorrere a soluzioni simili e così via. Beh, se provate a calcolare anche lo spessore di quantità di moto e le altre grandezze, vi accorgerete che le differenze non saranno, diciamo, troppo distanti da quelle che abbiamo visto finora. Vi ho anticipato che questa è la soluzione più semplice, quella in cui non c'è il gradiente di pressione esterno. Non credo sia il caso di farlo perché ci richiederebbe un paio d'ore di calcoli. Però, insomma, se siete interessati, cerco di farvi capire come si dovrebbe procedere. Allora, se uno deve risolvere questa equazione senza che questo termine sia nullo, si procede in un modo analogo. Bisogna fare delle assunzioni su come è fatto lo spessore di strato limite e alla fine, come è stato in questo caso, si deve giungere a un'equazione differenziale che ha come incognita lo spessore dello strato limite. Solo che non ci si riesce così facilmente. Allora, quello che bisogna fare è immaginare che il profilo U su U non sia semplicemente eta, ma sia una certa funzione di eta. E questa funzione di eta, per esempio, si può prendere come un polinomio del quarto ordine, come una serie di seni, deve soddisfare alcune proprietà che sono le condizioni al contorno, quindi deve essere la velocità u0 qui, la velocità 1 qui, però siccome questo polinomio è più ricco ci stanno altre condizioni, per esempio bisogna anche supporre che la v sia 0 qui, che la derivata di u rispetto a y arrivi a 0, cioè deve essere continua anche la derivata, e a quel punto vengono fuori una serie di relazioni che coinvolgono una funzione che si chiama funzione di forma, che contiene la derivata di u rispetto ad x. A quel punto la funzione iniziale si esprime come una combinazione lineare di altre due funzioni che contengono anche la funzione di forma come parametro e lavorando un po' su degli integrali si giunge all'equazione differenziale che alla fine riesce ad essere integrabile. Comunque non si impara niente di più dal punto di vista fisico, semmai si fa un po' di pratica nella soluzione delle equazioni differenziali. Comunque, se siete interessati, potete andare a vedere una cosa che si chiama metodo di Polhausen. Che era un collaboratore di von Karman e che quindi trovò questa via alternativa per la soluzione delle equazioni. Allora, c'è soltanto un'ultima cosa che vi vorrei dire, anche senza affrontarlo nel dettaglio, che è il limite di validità di tutta la teoria dello stato limite che abbiamo fatto. Allora, dal punto di vista fenomenologico, tutto quello di cui abbiamo parlato è vero sempre. Dal punto di vista quantitativo, c'è una grossa limitazione che è la comparsa della turbolenza. Cioè, noi finora abbiamo sempre immaginato che lo strato limite evolva in modo laminare e quindi che la soluzione di Blasius possa essere una soluzione simile, che ci sia una componente di velocità dominante, che il flusso rimanga stazionario se io impongo condizioni al contorno stazionarie e così via. Ora, questo è vero soltanto fino a un certo numero di Reynolds, però qui, così come per il flusso di Poiseuille, per il flusso di Couette, però qui il numero di Reynolds a questo punto gioca un ruolo un po' particolare, perché ogni profilo di fatto ha un numero di Reynolds diverso.
cioè il numero di Reynolds, se L è la dimensione nella direzione della corrente, noi abbiamo sempre detto che affinché valga la teoria dello stato limite deve essere un numero di Reynolds molto maggiore di 1, cioè per dire che il numero di Reynolds deve essere grande. E questo numero di Reynolds l'avevamo definito come U velocità all'infinito, rho densità del fluido, L dimensione nella direzione orizzontale, diviso mu viscosità cinematica, scusate, viscosità dinamica. Ora però ogni profilo avrà un numero di Reynolds diverso perché essenzialmente ha una distanza diversa dal bordo d'attacco della lastra. Quindi quello che si fa nella teoria dello strato limite, si definisce un Reynolds X che è definito esattamente in questo modo, ma al posto della lunghezza L si mette la coordinata X del bordo d'attacco. Quindi ci sarà rho Ux diviso mu. Allora, a questo punto, innanzitutto si vede che la teoria dello stato limite non può più essere valida nell'intorno di questo punto, perché quando x tende a 0, il numero di Reynolds tende a 0 linearmente. Quindi qua ci sarà una regione in cui essenzialmente i gradienti in x e i gradienti in y sono dello stesso ordine di grandezza e quindi non si può considerare valida la teoria dello strato limite. L'altra cosa fondamentale è che man mano che ci si allontana dal bordo d'attacco cresce la x e quindi cresce linearmente il numero di Reynolds. Allora lo strato limite rimane laminare fino a quando questo Reynolds x risulta essere minore o uguale di circa un valore di 500.000, 5 per 10 alla 5. È bene metterci un circa. Perché dipende da molte cose, dipende dalla finitura superficiale della lastra, dai livelli di disturbo che ci sono nella corrente all'infinito e così via. Allora, che cosa succede nella realtà? Beh, succede che il numero di Reynolds x parte da 0, a un certo punto è abbastanza grande da poter far valere la teoria dello strato limite, quindi lo strato limite comincia a svilupparsi fino a quando si raggiunge una certa lunghezza di transizione al di là della quale il flusso transisce alla turbolenza e lì cambia totalmente la dinamica perché non sarà più soltanto la viscosità a trasferire la quantità di moto, ma saranno le fluttuazioni della turbolenza. La diffusività diventa incredibilmente più efficace e questo purtroppo aumenta l'attrito. Adesso non so se nell'ambito di questo corso tratteremo o meno il problema della turbolenza, ma insomma, se ciò avverrà, parleremo anche un po' dello strato limite. Con questo argomento direi che possiamo concludere tutto il capitolo dello strato limite.